Giovanni, ciao Giovanni, sono tornato, sono Gnocchettino Andreoli, no? Tu lo sai che in famiglia siamo due fratelli, Vittorino, che è psichiatra, e io, che sono matto. Adesso io sono nel mio studio, Giovanni, sto lavorando con un paziente ed è una delle esperienze più pesanti che abbia mai affrontato, è una cosa, sono alle prese niente po' di meno che con l'inconscio e il subconscio di Matteo Renzi. È qua, Giovanni, è qua, ce l'ho io. Tu mi chiederai, ma come ha fatto Renzi ad arrivare da te? È un caso che mi è stato segnalato da milioni e milioni di italiani, che dopo averlo sentito parlare da Fazio l'altra domenica e dire che gli italiani dovevano votare ancora lui, visto i brillanti successi del Jobs Act, della buona scuola, del decreto salvabanche, tutte queste belle cose, la gente ha detto, questo qui ha bisogno di uno bravo, 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 proprio bravo. E quindi di chi? Gnocchettino Andreoli. Ti voglio confessare una cosa che rimanga tra me e te, Giovanni. Prima di iniziare a fare questa seduta, Matteo mi aveva chiesto espressamente di non dirlo alla sua dolce metà. Io gli ho assicurato che per segreto professionale non l'avrei mai detto a sua moglie Agnese. E lui mi ha detto, ma quale Agnese? La mia metà è Berlusconi. Così mi ha detto. E lì ho capito. E lì ho capito che lì c'era molto da fare, molto da estirpare, da scavare in quella mente, e mi sono reso conto che dovevo cominciare dalle fondamenta. Quindi sono partito da domande base, gli ho chiesto, tu chi sei? E lui mi ha detto, Matteo Renzi. Ok, chi è il tuo miglior amico? E lui mi ha detto, Denis Verdini. Ok, giusto. Quale carica politica ricopri? E lui mi ha detto, sono Matteo il Magnifico, re d'Italia. Qual è il tuo partito politico? Gli ho chiesto. Io non ho un partito, ho un regno. E nel mio regno non tramonta mai il sole. Mi ha detto così. Allora io sono rimasto interdetto e mi sono chiesto, ma perché tutta questa modestia? Perché? Perché gli ho detto, ma che giorno... E gli ho chiesto, Giovanni, gli ho chiesto, ma che giorno è oggi? E lui mi ha detto, è il 4 dicembre 2016. Niente, Renzi è fermo a quel giorno del referendum. Il no ricevuto è stato un trauma, non riesce ad andare avanti, non ce la fa ad andare avanti lui, e così involontariamente gli si è formata una doppia personalità. Durante il giorno vive una vita normale, cioè manda Martina a prendere i bambini a scuola, ordina a Ricchetti di stirargli le camicie, chiede a Del Rio se è pronta la ribollita colazione, ma di notte lui mette le scarpe coi tacchi, indossa le calze a rete, la minigonna, si trucca e vaga per i viali di Firenze facendosi chiamare la Leopolda. La Leopolda! Hai capito? Io ho capito, ma sono andato più in profondità. Sono andato più in profondità e ho capito che lui, quando partecipò al telequiz, la ruota della fortuna, per lui fu uno shock. È stata una delle... lui è stata l'unica volta che lui ha subito delle domande senza mettersi d'accordo con l'intervistatore, capisci? Comunque, caro Floris, di quest'uomo emerge un quadro complicato. Io scavando nel passato, ad esempio, lui ha fatto gli scout, e quando lui era capo scout, mentre gli altri gruppi di scout andavano nei boschi, lui faceva tutte le escursioni nel cavò di Banca Etruria con gli scout, sì. Allora io gli ho prescritto una cura. Gli ho detto, Matteo, affidati a un chirurgo plastico. Tu mi dirai, perché? Perché lui potrebbe, con il chirurgo plastico, un chirurgo plastico potrebbe dargli le sembianze di Macron. Lui potrebbe farsi un partito tutto suo e partire per le banlieue e non vederlo più. Hai capito? Sarebbe bellissimo. Però questo caso mi ha spossato. Ma ha spostato Giovanni, io me ne torno nel mio inconscio, ciao. Adesso finisco con Matteo, poi dopo ci vediamo, magari. Però è spossato, è veramente spossato.